siamo qui con Donatella di Pietrantonio che ci parla del suo nuovo libro L'Arminuta. Uno dei temi più affrontati nei suoi romanzi e centrale nell'Arminuta è la maternità. Secondo lei la figura materna è colei che ci genera o colei che ci cresce e ci educa? Normalmente queste due figure coincidono in una. Nel caso dell'Arminuta no, in quanto questa bambina viene ceduta da una famiglia povera e indigente a una coppia di parenti sterili. Quindi in questo caso c'è la separazione tra la madre figura che genera e la madre figura che cresce. Su quanto sia importante l'una o l'altra o più l'una che l'altra, come al solito dipende dalle persone, quindi dalla personalità di queste madri. A volte l'una può essere prevalente sull'altra, dipende dai casi. Lei definisce la sua terra, l'Abruzzo, luminosa e dolente, la rende scenario di ogni suo scritto. Quanto è importante e che ruolo gioca nei suoi libri? L'Abruzzo è il contesto ambientale che fa da sfondo a tutte le mie storie e ai miei personaggi. La mia terra sono le mie radici. Quindi il territorio ha sempre un'importanza addirittura superiore a quella che io vorrei concedergli, nel senso che quasi come un personaggio a sé che da solo si stende sulla pagina. Lei è medico, dentista pediatrico nello specifico. Come concilia i suoi impegni lavorativi quotidiani con la scrittura? Dentista di giorno e scrittrice di notte. Che rapporto ha con il suo pubblico? Io sono sempre molto felice di incontrare le proprio perché solo dal contatto con i lettori che si può comprendere più profondamente quello che si è scritto. Molti aspetti restano per lo scrittore inconsapevoli e solo quando un osservatore esterno, terzo, li tira fuori e li mette in evidenza, lo scrittore se ne può appropriare anche con la consapevolezza. Quali sono le figure letterarie che hanno segnato maggiormente la sua formazione? Come scrittori, quelli per me più cari sono l'argentino Borges, per questa sua scrittura così geometrica, simmetrica, la magia di questo suo costruire storie. E poi senz'altro la Jursenar, soprattutto quella di Memorie di Adriano, che trovo un libro bellissimo. E poi Agota Christoph della trilogia della Città di Kappa. Siamo ora con la direttrice artistica della rassegna Fermo sui libri e siamo al nostro ultimo appuntamento. Un bilancio di questa ultima serata? È stata una serata praticamente intensa. Forse una delle più intense dell'intera rassegna. Ha costituito la degna conclusione di un viaggio e di un percorso e ci ha ricordato il fondamento del viaggio, che di fondo è il viaggio dentro se stessi o comunque il viaggio come ricerca di senso, ricerca di identità, come ricerca di un desiderio che sia il proprio. Quindi come iniziazione, come percorso attraverso il dolore, l'abbandono, la perdita. Secondo me il romanzo Arminuta è un classico della letteratura per i temi universali e che agita, per la capacità di evocazione e per la capacità di toccare le pieghe più profonde dell'animo umano. Come ultimo appuntamento vorrei ringraziare praticamente coloro che hanno condiviso con me questa avventura, il vice sindaco Francesco Trasatti, le amiche della biblioteca Romolo Spezioli, il mio team sempre diciamo volenteroso, instancabile, appassionato. Vorrei ringraziare il pubblico numeroso, partecipe, interrogante e in ultimo ma non per importanza i nostri amati imprenditori, quelli che, come diceva Carlo Cipolla, fanno all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo. Alla prossima edizione. Grazie, grazie ancora.